Negli ultimi anni, gran parte dei consumatori di fragranze di tutto il mondo si sono uniti sotto un'unica bandiera, quella della scia, della potenza, della persistenza e della proiezione. Delle fragranze che più che dei profumi fossero dei veri e propri tatuaggi. Per cui, se sei stanco che il tuo profumo dopo un paio d'ore non si senta più, orecchie aperte, perché la puntata di oggi è dedicata alla potenza massima. Oggi vi presentiamo le cosiddette fragranze Max Power. Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia, il canale dove, solo per oggi, persistenza e potenza sono le indiscusse protagoniste. Come ben sapete, infatti, non sono il tipo di persona che ama fragranze troppo invasive o con una scia troppo importante. Tuttavia, come per le fragranze sexy, prima o poi dovevo dedicare un video a chi vuole comunicare la sua presenza in maniera prepotente attraverso una fragranza. Prima di cominciare, un consiglio per i meno esperti. Iniziare a scoprire questo mondo con le fragranze che vi racconterò a breve non è una buona idea. Anzi, lo dico sia per il prezzo di questi profumi, sia soprattutto perché se basate la vostra idea di durata e persistenza su queste fragranze, la stragrande maggioranza di quelle che sono presenti sul mercato, nicchia o tradizionale che sia, non soddisferanno le vostre richieste. Anche perché chi ci segue da tempo lo sa. Oltre alla potenza c'è di più, ma molto di più. E ci sono quasi 100 video in cui provo a dimostrarvelo. Ma non divaghiamo e torniamo al punto di oggi. Direi di svelare subito i protagonisti della puntata e per mettere subito un po' di pepe vi dico che tutte queste 5 fragranze vaporizzate su dei fazzoletti con 2, massimo 3 vaporizzate hanno resistito perfettamente per la bellezza di 48 ore. Chiaramente i fazzoletti di cotone non sono la nostra o la vostra pelle, ma questo è già un segnale forte per capire che non stiamo parlando di acquette fresche. Nell'ordine, il primo profumo, nonché l'unico de parfum, sarà Amber Kiso di DS Endurga. Gli altri 4, tutti estratti, saranno Blamage di Naso Matto, Vinyl di Frank Boclet, L'Overstale di Francesca Bianchi e infine Rullo di Tamburi e Scopazzo di Lorenzo Pazzaglia. Se ne conoscete anche solo uno di questi, avete capito che a sto giro non si scherza. Se non li conoscete e ne siete intrigati, non acquistateli comunque a scatola chiusa, ma provateli sempre attraverso un campione di prova. Lo trovate, lo sapete già, su 50-ml.it. Partiamo subito da Amber Kiso. Due cose da sapere prima ancora di vaporizzare. La prima è che macchia i tessuti se vaporizzate troppo da vicino. La seconda è che non c'è nemmeno lontanamente traccia né di ambra grigia né di accordo ambrato. Indaghiamo per un attimo l'altra parola nel nome di questa fragranza. Kiso. Siamo nella zona di Nagano, nel mezzo della più grande delle isole dell'arcipelago giapponese, Honshu, e Kiso è il nome del fiume che scorre in questa valle molto ripida e dunque non coltivabile. Attorno a questo corso d'acqua, reso famoso anche dalla storia dei samurai, si estende una foresta estremamente fitta e popolata da un albero così prezioso che dal 1600 ogni volta che ne veniva abbattuto uno veniva mozzata una testa. Sto parlando del cipresso giapponese che poi si è espanso nell'area, noto ai più come Inoki, da quasi 80 anni sulla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il legno di Inoki è anche il principale protagonista della fragranza creata da DS Endurga. Ma il naso americano e la moglie non si limitano a dedicare a questo legno un profumo lineare, ma accompagnano questo ingrediente preziosissimo con altre note cupe altrettanto legnose. Il cuoio, su tutti, il cedro e l'acero giapponese con la sua nuance leggermente più dolce. A queste uniscono la delicata polverosità dell'iris e del patchouli e una punta di muschio di quercia nel fondo per aiutare a ricreare la sensazione di bosco. Un mix che funziona magnificamente con sfumature olfattive più incensate nella testa, talcate nel cuore e terrose nel fondo. Ma se volete persistenza, andate a leggere i commenti del mondo del web, Fragrantica in primis, in cui le persone non fanno altro che decantarne la potenza e la durata. Io ne apprezzo soprattutto l'ispirazione e le diverse sfumature legnose che questo profumo mi regala. Purtroppo non sono ancora stato in Giappone, ma quando andrò un viaggio indietro nel tempo nell'intoccata foresta di Kiso, non me lo toglierà nessuno. La seconda fragranza di oggi, e probabilmente la più celebre di questo episodio, è Blamage. Blamage, la cui traduzione letterale significa disastro, è una fragranza in cui lo stesso Gualtieri ci ha raccontato che stava cercando un errore, ma che poi l'errore non arrivava.
La mia esperienza con questo profumo è duplice. Da una parte veniva infatti utilizzato da un direttore commerciale di un altro marchio, uno dei miei fornitori, e questo la dice lunga sull'unicità di questa fragranza. Dall'altro è stato il primo profumo artistico usato dalla mamma di uno dei miei amici. Lui lo odiava e ci diceva sempre che se fossimo passati ad un'ora di distanza nel posto esatto in cui sua mamma si era vaporizzata a Blamage, avremmo potuto sentire perfettamente questa fragranza. Di che cosa sa Blamage? Boh, non lo so. E in cuor mio non voglio nemmeno preoccuparmi più di tanto nello scoprirlo, cercando di seguire alla fine quello che è il consiglio di Alessandro e vivere la fragranza senza preoccuparmi alla fine di che cosa ci sia dentro. Di sicuro, e azzardo, c'è la totale assenza di materia prima naturale. Tanti aldeidi, tanti muschi e tanti altri ingredienti a cui potremmo anche dare un nome, ma che non aiuterebbe. Qualcuno fa rimandi ad un cuoio femminile con una parte aldeidata che ricorda le formule antiche di Chanel numero 5. Qualcuno parla di una nota fougère maschile moderna. Qualcuno, e qua una parte di me ammetto che si trova d'accordo, sente dei forti rimandi con il numero 2 di Comme des Garçons. Poi c'è anche chi parla di un dopobarba dozzinale ma super concentrato e chi invece di un gelsomino indolico. La verità è che il vero blamage, il vero disastro, è cercare di dare un nome naturale ad un odore totalmente sintetico. Potrei parlarvi, che ne so, di un sentore di foglia di violetta, ma so già che mi sbaglierei. Quindi, mi limito a dirvi che è una fragranza energizzante e luminosa, merito probabilmente delle aldeidi. Che la porti un uomo o una donna, penso che sia indifferente, ma la certezza è che abbia carattere e stile da vendere. Che non è assolutamente una fragranza da ufficio o da età giovanile, e che, se volete farvi una risata, ognuno su Blamage ha scatenato la propria fantasia. Se leggete i blog in qualunque lingua, a parte i paragoni col Comme des Garçons che li trovate più frequentemente, non troverete mai due persone che la spensano alla stessa maniera. L'unica certezza è la scia, la proiezione e la persistenza. Se con la fragranza precedente non avevamo letteralmente idea di cosa stessimo annusando, con il nostro terzo profumo, o meglio, con il nostro secondo estratto, ne siamo più che sicuri, perché è il momento di Vinyl di Frank Beauclair. La fragranza ideale per l'uomo che cerca un profumo maschio, potentissimo e decisamente dolce. Ispirato all'immaginario americano anni 70 fatto di musica rock e Easy Rider, Frank Beauclair, da me considerato il Philip Lane della profumeria di nicchia per il suo livello estremo di tamarraggine, supera ogni aspettativa con questa fragranza. Non vi nascondo che è la mia preferita all'interno della linea, da me largamente preferita al più noto Cocaine. Vinyl mi ricorda l'odore del tabacco da pipa, ma con un tocco di note gustative simil cioccolato e un qualche cosa di liquoroso, di busi. Come se ci fosse qualcuno che, sigaro vanigliato o pipa alla mano, passasse davanti a una pasticceria mentre stanno preparando dei babà. Ma andiamo con ordine. Sicuramente si tratta di una fragranza bassa, avvolgente e cremosa. Niente note agrumate, anche se vengono elencate in piramide, niente aromatiche o aldeidi ad illuminare. I protagonisti principali sono il tabacco, il patchouli e quello che dovrebbe essere un Jack e Coca, perché la casa madre ci mette in piramide ufficiale una nota liquorosa di whisky accanto alla bibita che ha fatto diventare Babbo Natale rosso. Qualche spezia come il chiodo di garofano a bilanciare il tutto e un tocco di eliotropio a rendere tutto più morbido, rilassato, con quel twist da mood anni 70. I commenti degli utenti parlano dell'odore che si ha dopo una notte in un club. Se ci uniamo il fatto che anni fa, oltre a fumare nei locali, si usavano molto di più fragranze a base patchouli, non facciamo fatica ad immaginarci in pista, Jack e Coca in mano, a fare arrogantemente serata. Performance ovviamente mostruosa, dal momento che deve rimanerci addosso per tutto il tempo in cui siamo a ballare. Potete ravvivarla anche con una nota agrumata semplice, anche se per me il suo layering ideale, vuoi per evocazione, vuoi per composizione, dovrebbe contenere della cannabis. Con AIDS di Acro ci sta, ma con Chronic di 1969 si vola. Se Vinyl era una fragranza piacciona, morbida e gustativa, oltre che potente, il prossimo profumo è veramente old school, è veramente artistico, e in quanto tale infatti non unisce il pubblico, anzi lo divide, ed è veramente un tatuaggio. Sto parlando di Lover's Tale di Francesca Bianchi. Forse vi ricorderete di lei per le splendide interviste a Pitti o per l'uso abbondante di Castoreum in Under My Skin. Bene,
L'animalico di Under My Skin è roba da pivelli se paragonato alla botta animalica che ci regala Lover's Tale. L'apertura è decisamente spiazzante. Per un periodo che va dai primi minuti alla prima ora, si ha una chiara nota vicino alla muffa legata proprio ai simpatici castori. Poi il tutto si apre ed arriva un mondo in cui emergono prima sfumature morbide e burrose, legate soprattutto ad un gelsomino indolico e narcotico, poi altre più gourmand legate all'utilizzo per esempio della cera d'api. Come un lampo arriva poi un sentore fruttato di pesca e in un secondo sentiamo una terrosità che è immediato ricondurre al muschio di quercia. Dopo qualche ora la sensazione è quella di sentire un profumo vintage anni 80 con un classico accordo sifr che va ad unirsi a quella che è la classica struttura del Cour de Russie. E non lo dico a caso, perché l'ispirazione è proprio la fotografia di due amanti del passato, nascosti fra fiori ed alberi che, sdraiati su una pelle vissuta, danno sfogo alle loro pulsioni sessuali. Ovviamente entrambi sono profumati per sedurre, lui con un Cour de Russie, lei per esempio con il più classico dei Mitsuhiko. Poesia che diventa odore grazie a Francesca, che regala come sempre anche una durata eterna e una potenza che difficilmente ha uguali in questo settore. Considerate infatti che io ho scelto Lover's Tale, ma se cercate scia e potenza con Francesca, siete sempre una botte di ferro. Suggerisco come sempre, se foste incuriositi dalla mano di quella che Miguel Matos ha definito la più sexy profumiera sulla Terra, di provare il suo Discovery Kit con tutte le prime 12 fragranze create da Francesca. Lo trovate a questo link. Arriviamo alla quinta fragranza di oggi, che merita un incipit doveroso. Circa un anno fa, un gruppo di tre scapestrati di nome Claudio, Simone e Riccardo, che saluto, che già conoscevo in quanto frequentatori assidui del negozio, mi avevano portato un kit di fragranze da provare. Confesso che all'inizio non ne ero così eccitato, anche perché molte fragranze avevano come tema il mare e sapete che io e il mare non ci azzecchiamo. Qualche mese dopo i tre tornano alla carica, sostenendo che il kit che mi avevano lasciato avesse preso caldo e, cito testualmente, puzzasse di pesce. Accetto di annusare questo nuovo kit e mi trovo a dargli ragione, specie quando annuso il profumo che sto per raccontarvi. Tuttavia, la cosa che più mi aveva colpito di queste fragranze era la loro estrema potenza. E quando parlo di estrema, mi riferisco a un profumo che vaporizzato qui ed ora su un braccio, per le successive 48 ore rimane presente e si fa sentire. È stato così che questo giugno, quando eravamo a Xans, ho conosciuto finalmente di persona Lorenzo Pazzaglia. E lasciatemi dire che è probabilmente la persona più esaltata dal mondo degli odori che ho conosciuto fino ad oggi. In più, il suo background non canonico, ma più legato al suo istinto, gli permette di essere al 100% una voce fuori dal coro nel mercato dei profumi artistici. La storia che più mi ha fatto ridere e che è largamente riconducibile a questo discorso istintivo è proprio quella di Esco Pazzo. Classica cena fra amici. Cibo, vino e compagnia buoni ed abbondanti, soprattutto il vino. Ad un certo punto Lorenzo, stuzzicato dai suoi ospiti, inizia, senza una vera logica, a mischiare tutti i profumi da lui creati fino a quel momento. Ottiene quindi un 280 ml concentrato al 40% di una fragranza apparentemente slegata e che a detta sua all'inizio era una vera schifezza. Abbandonata nell'angolo per un mese abbondante, viene ripresa in mano per caso e il risultato è sorprendente. Gli ingredienti infatti si erano uniti nel tempo e la fragranza ottenuta era magnifica, solo che c'era un piccolo problema, cioè che nemmeno Lorenzo sapeva cosa ci aveva messo dentro, proprio perché questa fragranza era stata creata senza una logica e totalmente di pancia. Gira di qui, gira di là, la fragranza viene analizzata prima e ricreata poi da vari laboratori, fino a che Lorenzo non trova una versione che lo soddisfi. Oggi l'esco pazzo che il pubblico può acquistare si avvicina al 95% all'osco intruglio originale, ed è una fragranza freschissima ed energizzante, con punte quasi metalliche che esaltano le note agrumate e note di artemisia, così si dice, che si sposa alla perfezione con delle spezie fresche. Il cuore è altrettanto frizzante e altrettanto secco, geranio e mate, ci dice Lorenzo, mentre il fondo, legnoso e clean, con la nota di legno di cipresso e una punta di ambra grigia con la sua mineralità, sostiene molto bene la struttura olfattiva senza coprirne la freschezza. C'è anche una punta di cuoio, di vaniglia, ma io personalmente non la percepisco. Dopo un po' sembra quasi arrivare anche
una punta di gelsomino ed è per questo che qualcuno lo reputa anche adatto al gentil sesso. Con Esco Pazzo potresti ottenere quel senso di freschezza, di energia e di pulizia che dura giorni, a cui, se siete arrivati a questo punto del video, ambite da tempo. Non è sicuramente il profumo che usa il dandy londinese amante di Sartorial, quanto magari il suo alter ego con la testa ingellata. Con quest'ultima fragranza ho terminato, spero di avervi dato degli spunti interessanti e fatto conoscere dei marchi di cui magari avevate solo sentito il nome. Come sempre vi ricordo che i campioni dei profumi citati in questo video si possono acquistare sul link che trovate in descrizione con pochi euro, così vi evitate un acquisto al buio. Io non posso fare altro che ringraziarvi per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla nostra prossima puntata.